Grazie signor Presidente, signori della Giunta, colleghi consiglieri. Intervengo quest'oggi in fase di interrogazione ponendo la mia domanda all'assessore Fichera in quanto competente in materia ambientale. Già diverse volte all'interno di quest'Aula ci siamo trovati a parlare. Grazie Presidente per la tranquillità che come sempre riusciamo a trovare e a percepire all'interno di quest'Aula. Grazie. Ritornando all'interrogazione che pongo all'assessore Fichera, credo che sia un tema che abbia già registrato la sensibilità di tutti noi consiglieri comunali, quello riguardante l'isola ecologica, perché tutti in modo unanime, dalla maggioranza all'opposizione, riconosciamo che sia l'unico vero metodo questo per poter finalmente sgravare i nostri concittadini dall'elevatissimo peso che ha questa gravosa tassa sulle nostre teste. I nostri concittadini pagano tantissimi bei soldini ogni anno proprio per poter portare in discarica i nostri rifiuti e per poter garantire il servizio di pulizia della nostra bella città. Ora mi chiedo e le chiedo, assessore, e lo faccio perché so che è sempre persona precisa, garbata e che sa rispondere con perfezione a quelle che sono state da sempre le mie domande all'interno dei suoi settori. Con gli ultimi fatti e gli ultimi avvenimenti che si sono registrati presso l'area Tupparello, che era quella che era stata identificata dall'amministrazione come possibile area per la realizzazione dell'isola ecologica, e quindi oggi che si viene a conoscenza che quell'area di fatto non è del comune di Acireale, se non prima scade il vincolo e quindi se non prima arriviamo al 2019, come intende l'amministrazione poter risolvere ora l'enigma sulla realizzazione dell'isola ecologica e soprattutto quanto altro tempo dovremmo ancora aspettare affinché l'isola si possa realizzare? Lo dico questo con estrema serenità, però purtroppo è uno di quei temi che la gente ci chiede e ci domanda di continuo. Quindi una risposta la dobbiamo pur dare. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei, consigliere Calì. Assessore Fichera, prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Signori consiglieri, consigliere Calì, sostanzialmente la sua interrogazione ha bisogno di due chiarimenti, uno riguardante l'individuazione, l'iter, ha ricordato gli ultimi eventi lei riguardante l'individuazione dell'isola ecologica sul Pala Tuppare, sulla zona del Palasport del Tupparello, e altra questione relativa a cosa si fa, cosa avverrà nel futuro. L'amministrazione, lo ricordiamo, voglio essere breve, lo ha fatto sostanzialmente lei nella sua interrogazione, sin dal suo insediamento ha operato una scelta diversa, no? Da quella operata dalla scorsa amministrazione, ovvero quella di individuare l'isola ecologica in un'area possibilmente di proprietà pubblica, quindi di proprietà del comune di Acireale, onde evitare i costi
di locazione che erano stati previsti e che avevano comportato, diciamo, notevole ritardo. Diciamo, la questione isola ecologica, come sa, non è una questione che nasce ieri, è una questione che nasce nel 2003, il 2004, quindi purtroppo si sono accumulati tanti ritardi, purtroppo si sono persi parecchi finanziamenti, purtroppo non si è sfruttata la possibilità, pure prevista nel nostro piano regolatore, di utilizzare alcune zone specificamente destinate a servizi ecologici. Il nostro PRG prevede questo tipo di destinazione e purtroppo negli anni questo, diciamo, non è stato fatto. Ma voglio dire, questo appartiene certamente al passato, a quello, diciamo, in qualche modo alla storia passata, dobbiamo venire a quello che è stato fatto. Quindi abbiamo operato questa inversione di rotta e dato un'indicazione chiara agli uffici tecnici, abbiamo chiesto all'ufficio tecnico di metterci a disposizione aree di proprietà comunale, quindi di fare una ricognizione di possibili aree di proprietà comunale ove allocare l'isola ecologica. Lei sa, si è parlato dell'area di Belfrontizzo, si è parlato di altre aree di proprietà pubblica, finché, diciamo, l'ufficio tecnico ha proposto come area quella della zona dove è situato l'alloggio del custode dell'intera area sportiva del Tupparello, e la giunta, sulla base di quella proposta dell'area tecnica, ha deliberato di individuare quella come zona dove possibilmente installare e realizzare una delle isole ecologiche di cui Acireale ha certamente bisogno. Quell'area peraltro, come lei certamente ricorderà, in passato è sempre stata nel possesso esclusivo del comune di Acireale per averlo destinato ad ufficio del comune di Acireale. C'era l'ufficio del censimento, l'amministrazione Garozzo, lei si ricorda sicuramente, era destinata e quindi era nel pieno possesso l'amministrazione di quell'area, e per convenzione derivante dalla costruzione del palasport di quest'area, quella è una zona da destinare al permanente uso pubblico. Sulla base di questo, c'era sicuramente, ciò che non è contestabile è il possesso in capo al pubblico di quell'area. La vicenda che è andata alle cronache in questi giorni attiene a una coda di carattere penale, perché l'amministrazione, diciamo, precedente nel 2012 denunciò, sulla base del possesso che aveva di quell'area, denunciò l'occupante per occupazione abusiva e ne scaturì un giudizio penale che ha avuto l'epilogo in questi giorni. Il giudice penale, sulla base, diciamo, della carenza di querela del soggetto che parrebbe proprietario, non possessore dell'area, ma proprietario dell'area fino alla scadenza della convenzione, ha deciso di assolvere di non procedere ulteriormente nei confronti dell'occupante. Nel frattempo il Comune di Acireale, sulla scorta della storia di questi anni, una storia quindi amministrativa continua che proviene dalla scorsa amministrazione e continua con questa, sulla base del possesso esercitato in passato su quell'area, ha emesso un'ordinanza di sgombero, non intaccata da nessun reclamo, da nessuna impugnazione, che è stata tentata di portare a esecuzione, e per la quale, a dire il vero, gli intervenuti in più occasioni avevano fatto prontezza di sgomberarla, se non che in realtà quest'area ancora non è stata ancora sgomberata, ma è un'area che era nel possesso esclusivo del Comune di Acireale, e come possessore il Comune di Acireale ha predisposto l'ordinanza di sgombero. Su questo si andrà avanti. Chi occupa ovviamente dovrà opporre un titolo valido a stare lì dentro, perché se non ce l'ha da parte nostra non vedo da chi ce l'abbia, e francamente che si trovi ancora, che si tenti di giustificare i comportamenti, voglio dire, di chi occupa un bene che è stato nel possesso pubblico e il pubblico se l'è visto spogliato, francamente, diciamo, mi desta parecchio stupore. Quindi chi sta là dentro non ha un titolo per stare là dentro. Il Comune di Acireale, quale possessore, per avere probabilmente anche... è fondamentale, guardi consigliere Calì, la questione è tecnica, ma è anche, diciamo,
è più tecnica che politica, e quindi diciamo sottolineare questi passaggi è molto importante, perché ripeto, c'è una continuità anche in questo amministrativa che va salvaguardata. Per cui si andrà avanti ovviamente con le azioni che vanno portate avanti per ottenere la liberazione di un'area che è da destinare all'uso pubblico. Sarà l'isola ecologica come abbiamo previsto, ce lo auguriamo di poterlo fare molto velocemente. Come sa, approfitto della sua interrogazione, nei prossimi giorni l'Urega ci consegnerà la graduatoria definitiva, quindi della gara settennale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Il bando, come sa, o meglio, il capitolato prevedeva che gli offerenti potessero presentare quali offerte migliorative, anche ipotesi di realizzazione e gestione delle isole ecologiche, quindi vedremo anche che cosa verrà fuori dalle offerte e come saranno valutate le offerte dalla commissione di gare, e quindi ci auguriamo che siamo avviati verso una rapida, diciamo, ipotesi di realizzazione dell'isola ecologica, che è una necessità, che è una necessità, e per la quale, voglio dire, i ritardi sono ritardi che accumuliamo da tanto tempo e che certamente, diciamo, con uno schiocco di dita non abbiamo potuto realizzare. Sarebbe stato molto bello per noi. Peraltro la stessa regione siciliana, nell'ultimo piano stralcio inviato al governo nazionale per l'impiantistica regionale, prevede come infrastrutture da realizzare anche proprio il CCR nel comune di Acireale. Speriamo anche che ci possa essere un canale di finanziamento, un ulteriore canale di finanziamento per la sua realizzazione. Quello che posso assicurare è che certamente Acireale nel corso di questo mandato l'isola ecologica l'avrà, perché non solo ce le impone, diciamo, una corretta gestione del servizio, ma perché possono essere raggiunti determinate percentuali di raccolta differenziata solo se si hanno infrastrutture di questo tipo, insieme ad altre, perché, e faccio, diciamo, una breve parentesi, noi come comune potremmo essere anche all'avanguardia, come lo sono altri, nella raccolta differenziata porta a porta, ma se poi la regione non ci consentirà di conferire gli impianti adeguati, per esempio per l'organico, come purtroppo succede a molti comuni che fanno la raccolta differenziata per l'organico e poi sono costretti a buttare tutto in discarica perché l'impianto dell'organico è chiuso. Quindi questa è la tragica situazione in cui si trova la Sicilia, la tragica situazione di emergenza dei rifiuti, che ovviamente nel suo piccolo, ripeto, trova ad Acireale una evidente emergenza che noi stiamo gestendo in questo lungo periodo, per noi certamente lungo, di un anno transitorio che ci ha portato alla nuova gara e che speriamo, voglio dire, ormai sia all'epilogo. Non sarà sufficiente probabilmente una sola isola ecologica, abbiamo previsto, abbiamo cercato di aprire canali di interlocuzione per verificare la possibilità di utilizzare anche l'area della ferrovia dismessa di Guardia per un'isola ecologica in quella zona, e cerchiamo di individuare una zona dove possibilmente, o un punto di raccolta, non necessariamente servono aree estese per fare isole ecologiche, nelle zone a monte. E altri piccoli centri dislocati sul territorio. C'è l'ipotesi, che già lo scorso Consiglio Comunale aveva valutato nel piano per aree artigianali e industriali di località via Puliga, via Floridia. Lo scorso Consiglio Comunale individuò lì quale possibile destinazione delle aree che quel piano prevedeva come, diciamo, area da cedere al comune di Acireale, come possibile destinazione quella di un'isola ecologica in quella zona. Quindi purtroppo non abbiamo tantissime aree già disponibili di proprietà pubblica. Con quelle che ci sono cercheremo proprio di realizzare quello che non è un sogno, quello che è un impegno che dobbiamo mantenere da amministratori, diversamente avremmo fallito. Quindi lo dico con molta chiarezza, siamo qui per amministrare una città e per amministrarla bene. Siamo convinti che le azioni che abbiamo messo in campo ci condurranno a dei risultati, ci auguriamo di averli al più presto. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Galì, per soddisfazione o meno.
Grazie signor Presidente. Che disse? Come avevo già poc'anzi detto, ogni qualvolta rivolgo un'interrogazione all'assessore Fichera, lo stesso non smette certamente di soddisfarmi. E lo fa perché comunque è sempre attento nel descrivere al meglio quella che è la situazione in atto. Io certo dovrei distinguere alcuni passaggi dell'intervento dell'assessore, perché io come lui certamente sono per il rispetto totale e massimo del principio di legalità, e dunque in base a tale principio ognuno di noi deve operare e deve agire, soprattutto la pubblica amministrazione. Dall'altra parte io credo anche che sia proprio la legge a tutelare e a tutelarci, e a tutela agisce la legge anche dei nostri concittadini. Quindi evidentemente se l'occupante, che io certamente non difendo, ha avuto dalla sua parte la legge, qualche motivo ci sarà. Per il resto, ma questa, come le dicevo, è un'altra questione che potrebbe riguardare un'interrogazione distinta e separata, e a cui io non avevo fatto assolutamente riferimento. Il mio problema era, caro assessore, quello che da ogni parte, su ogni giornale, si parla ultimamente di eco stangata. Quindi, se il comune di Acireale non sarà pronto a poter avere un'isola ecologica, purtroppo per il futuro di Stangate ne riceverà sempre di più, anche perché quella che è la direttiva nazionale ed europea ci pone e ci impone di prendere dei provvedimenti ormai urgenti in materia ambientale. Spero che ci possa essere, come da sua descrizione, più di un'isola all'interno della nostra città, e che finalmente si possa raggiungere un grado di differenziata alto, che non sia quello dell'1% o dello 0,5 o di altri numeri così tanto banali. Aspettando momenti migliori, spero e credo alle sue parole, e però leggo qui un nodo al fazzoletto, ripromettendomi di segnalarle periodicamente questo problema, che secondo me e secondo tantissimi nostri concittadini è un problema oramai irrimandabile, anche perché le discariche a brevissimo chiuderanno, e non, se non siamo pronti a quel momento, veramente ci troveremo in un vero e proprio mare che non è fatto di acqua salata. Grazie. Grazie consigliere Galì.